Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi vediamo insieme un po' di riviste. Sono stato in edicola per acquistare Lego Nexonite e ho trovato, con piacere, a dire il vero, anche una rivista dedicata al mondo Playmobil. Quindi ho deciso di acquistarla e di proporvela sul canale. Fatemi sapere se siete dei collezionisti delle figure Playmobil, se avete set Playmobil, se vi piacerebbe vedere su questo canale anche delle recensioni di set Playmobil. Ok, partiamo. Andiamo proprio da questa rivista. È simile a quella dedicata, che la Lego dedica ai vari temi. Nexonite, Friends, abbiamo visto ultimamente anche sul canale Lego Batman Movie, Star Wars e un altro paio di temi, Ninjago e Friends. E anche la Playmobil, che ricordiamolo è una ditta tedesca, pubblica una rivista, se non sbaglio dovrebbe essere bimestrale, in cui sono presenti le figure di quell'universo. Ok, andiamo a vedere un po' insieme cosa contiene questa rivista. Ok. Ecco qui. Quindi insomma lo standard è lo stesso, è presente una rivista con dei fumetti, con delle curiosità, con dei giochi. Vediamola rapidamente, quindi ecco, questo dovrebbe essere il prossimo numero, quindi il numero che uscirà a maggio 2017, insomma pure carino, il pirata con il cannone annesso al posto del braccio, davvero carino e con il tesoro. Penso di comprarlo, sì, carino. È denominato Super 4 perché Super 4 dovrebbe essere un cartone animato con i personaggi Playmobil. E quindi anche la rivista l'hanno chiamata Super 4. Ok, poi, vabbè, questo è quello che vedremo adesso. E poi, insomma, come dicevo, sono presenti dei fumetti, sono presenti poi dei giochi. Insomma, lo stile è quello classico che chi di voi segue già le riviste Lego conosce fin troppo bene. Perfetto. Questo qua fate vedere un attimino cosa consiste. Capitano dei pirati, si è perso il primo numero, nessun problema. Ah, questo non so, forse dovrebbe essere legato a numero. Sì, il primo numero è uscito questo splendido pirata. Ok, beh, poi giochi, come dicevo, sempre giochi fumetti e poi ovviamente non possono mancare i poster. Eccolo qua, vedevo come è carino. Qui sono gli eroi proprio di questo cartone Super 4. Poi è presente anche un altro poster, ovviamente. Dall'altro lato, io normalmente non li stacco, così faccio pure insomma quando sono legati ai fumetti. Perfetto, questo poi è, qua fanno vedere i set, sono informazioni pubblicitaria, carino, davvero bello. Beh, dovete considerare che comunque poi i set Playmobil sono completamente diversi da quelli Lego, sono enormi. Già le figure sono più del doppio di quelle Lego e quindi di conseguenza poi ovviamente non sono set costruibili. Ecco, questo pure è una Super 4, queste sono le avventure che vi dicevo io, dove c'è tecnologia e pirati. Insomma, la serie non l'ho mai vista, però da quello che riesco a intuire, scusate, da quello che riesco a intuire dalle immagini, vedete quanto è bella questa macchina volante, bellissimo, non è male. Qui poi, come nella rivista Lego, sono presenti poi delle sorta di carte da gioco che possono essere ritagliate e poi insomma... sono delle carte così collezionabili, non so se si può fare in qualche gioco, credo di no, siano solo carte collezionabili. Ah no, punti vita, sì, punti vita, quindi sono quelle carte tipo, non so, tipo Magic o Yu-Gi-Oh! Oppure, non so, oppure quelle dei Pokémon, sono con cui è possibile giocare. Ok, questa invece è la figura, come vi dicevo, insomma non è brutta, eh.
Questo è un personaggio presente proprio nel Re Kenric. Qui non c'è nulla. Ok, vogliamo aprirla? Apriamola. Perfetto. Utilizziamo sempre la nostra forbice. Ecco qua. Ecco qui. Questa è la nostra figura. Davvero, davvero carina, ragazzi, eh? Ovviamente la testa è possibile muovere di 360 gradi. C'ha un mantello che rispetto a quelli Lego è rigido. Ha una spada. Stampato, infatti, ovunque. Come potete vedere. Questo dovrebbe essere anche. Infatti, si piega anche vedete, si piegano in questo modo qua. Le mani si possono muovere solo fino a un certo punto, le braccia, le mani ovviamente si possono muovere, vedete, è possibile muovere quindi la spada, e poi è presente questo bellissimo scudo con due leoni stampati. Ok. Eccolo qua, questo è l'effetto poi finale. Carino, ha pure la cintura dove è possibile, vedete, sistemare la spada. Ecco qui, quando non viene utilizzata. No, devo dire che le figure Playmobil sono davvero davvero belle. A me sono sempre piaciute. Eccolo qua, questa è la nostra figura Playmobil. Oh, ora andiamo a vedere invece la rivista dedicata al il magazine dedicato a Lego Nexo Knight. Allora, c'è da fare una premessa: io non seguo la linea Nexo Knight, non ho mai acquistato nessun set. Come nel caso della rivista Playmobil, vi chiedo se vi piacerebbe vedere su questo canale dei set dedicati proprio all'universo Nexo Knight. È un universo che piace tanto ai più piccoli. La Lego, infatti, questo è un tema originale Lego, come pure Ninjago. La cosa che piace molto ai ragazzi è quello di che fanno un cartone animato proprio dedicato a questo universo. I set sono particolari, molto giocabili, ovviamente, visto il target a cui sono rivolti. Ci sono dei set che a me non piacciono per nulla, però ho iniziato a fantasticare su alcuni set. Vorrei acquistarli, insomma, fatemi sapere, davvero fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piacerebbe vedere sul canale qualche recensione di qualche set Nexo Knight. Ok, rivista. È la prima che acquisto di questo, come dicevo, questo universo. L'unica altra acquistata è quella già presente sul canale. Andate poi a vedervela se vi va. Del primo numero del magazine dedicato al film Batman Movie. Ok, andiamo avanti. Qua poi sono presenti tutta una serie di. Vabbè, questo è il sommario. Come vi dicevo, sono presenti qua delle note sui cattivi. Rex, Jestro. Jestro dovrebbe essere il capo dei malviventi di questo universo. Insomma, c'è la piccola biografia di tutti i personaggi. Poi il mancabile fumetto che poi leggerò sicuramente. Andiamo velocemente, altrimenti il video dura 80 ore. Poster, ovviamente. Poi ancora fumetti. Bene, qua però è possibile già vedere come succede spesso. Vedete, questo dovrebbe essere proprio un set dedicato all'universo Nexo Knight. Ovviamente poi anche questa rivista deve spingere l'acquisto dei modellini, insomma. Dei set Lego. Questa è quello che poi andremo a vedere nella nostra allegato, in questa bustina allegata. Giochi, come sempre i poster, vi dicevo, questo è Axel, uno dei
protagonisti, insomma, della serie Nexo Knight. Poi è possibile colorare. Ecco, questo qua non so se si riesce a vedere bene, è proprio il set che vorrei acquistare. È la Fortezza Fortress dei buoni. L'ho visto, ho visto anche alcuni video su YouTube. È davvero davvero bella. Mi ricorda un po' il castello dei Masters of the Universe, He-Man, insomma, per intenderci. È davvero davvero bello, sì, anche come colori, come. Perfetto, qui abbiamo ovviamente altri fumetti. Ecco, per iniziare i più piccoli al mondo dei fumetti, non è male come rivista. Infatti è pubblicata proprio dalla Panini, che sappiamo in Italia pubblica un'infinità. Qui alcuni disegni, alcune immagini dei più piccoli, insomma, che possono inviare alla rivista. Questo dovrebbe essere invece, sì, in uscita dal 27 aprile, il prossimo regalo presente. Non so perché parla di due regali. Sì, perché dice: oltre alla mini figura, personaggio originale Lego, oltre alla mini figura, però di quelle piccoline che a me non piacciono tanto, è presente anche un Nexo Power, esplosione della gomma cattiva. Dovrebbe essere forse uno di quegli scudi presenti in questa serie. Ok, poi immancabili sono i poster. Scusate, i poster. La possibilità, insomma, di ritagliare. Ritagliare questa pagina e collezionare questi personaggi disegnati, due cattivi e due buoni. Ah, ecco, questa è la tua camera, il tuo regno, ecco, è possibile quindi ritagliarla e attaccarla alla maniglia della porta della vostra stanza, in cui poter scrivere: entra, indossa l'armatura oppure non disturbare, sonno di bellezza in corso. Dall'altro lato invece cosa abbiamo? Ah, entra, se hai coraggio, e fuori nessuna scusa. Carino, carino. Quindi, insomma, io vi consiglio sia la rivista, sia questa qui Lego, che l'altra Playmobil. Perfetto, andiamo poi all'apertura invece di questo bellissimo omaggio. Ok, questa è diversa rispetto a quella che abbiamo spacchettato, dedicata al Lego Batman. Qua bisogna romperla e aprirla. Ok, perfetto. Un pochino cosa c'è dentro. Ok, quindi andiamo al montaggio veloce. Sono presenti anche le istruzioni sulla rivista. Insomma, c'è da montare davvero davvero poco, però a pagina 15 è presente questo piccolo piccolo montaggio, poche istruzioni. Ok, quindi andiamo a montare la nostra minifigura. Guardate che belle stampe, insomma, come linea la sto iniziando un pochino a rivalutare. Guardate che bella, davvero 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 bella. Poi è presente eccolo qua, questa armatura che lascia comunque visibile lo stemma. Guardate che bello, molto molto carina. Poi c'è pure la doppia espressione facciale, questa qui e questa qua. Io ci metto questa un pochino più da battaglia. Ok, poi guardate pure che bel casco e che bella visiera presente. Qui, guardate che bel effetto, davvero davvero carina, eh? Non male, non male. Guardate qui. Sì, bella davvero. Ok. Il montaggio poi di questa piccola base, questa piccola postazione per l'allenamento. Ok, andiamo al piccolo montaggio. Ecco qui.
Quindi sono presenti ben due spade. Qui poi dice Nexo Power, non so che bisogna poi fare la scannerizzazione con l'applicazione, insomma. Ok, quindi questo è... Eccolo qua. Qui sono presenti ben tre armi, c'è una lancia con la punta morbida, posizioniamo qui, è presente poi sono presenti due tipi di spade diverse, guardate che belle, davvero davvero carina. Ok, noi gli diamo questa. E l'altra la posizioniamo qui, sulla postazione d'addestramento. Ecco qua. Ok, ragazzi. Penso che con questo video è tutto. Abbiamo finito. Insomma, vi rinnovo l'invito a farmi sapere un pochino cosa ne pensate, sia di Playmobil, sia della linea Nexonite. Ecco, questo non si legge. Perfetto, eccolo qua. Ok, ragazzi, come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un like, fatemi sapere davvero cosa ne pensate di queste due linee. E come sempre io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commenti. E come sempre, buona costruzione a tutti e in questo caso anche buona lettura. Ciao, ragazzi!